La più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini, un ben ritrovati. Inizia questa sera qua al Palocchio di Forte dei Marmi il campionato di Serie A2 Girone B, che nella verità è iniziato ieri sera, e il Forte dei Marmi e Prato sono le uniche squadre a ritrovarsi in questa domenica pomeriggio per chiudere il quadro della prima giornata. Ci prova dal limite dell'area, ma è un tiro debole centrale, dunque Cacciaguerra la riporta avanti per i suoi. Cacciaguerra in fascia destra, poi la mette al centro per Giovannelli e vedono i ragazzi terribili del nostro vivaio. Cacciaguerra al centro, finisce a terra il numero 21 Capuano sull'intervento falloso di Giovannelli, che viene in parità, tutta affidata alla stecca di Raffaello Ciupi, portierone di Siena in forza il rosso-blu. No, un po' niente però contro il buon movimento di stecca, dunque su tiro diretto. Buona guardia del portiere, intanto la sfera recuperata da Kereges che finisce a terra. C'è l'aggancio da parte 3.41 alla fine, Giovannelli contro Vespi. Giovannelli porta sfera, si allarga, mette a sedere Vespi e poi lo infila nel più classico delle esecuzioni. Gancio contro gancio, si allarga, si siede il portiere, la mette là dove non può arrivare. 2-1 Forte, dunque ancora il Prato ha la possibilità di manovrare con Baldesi. Baldesi che cerca l'ingresso in area e va a siglare un'ottima rete, veramente sbilanciata la difesa rosso-blu dal movimento di Baldesi, che trova il pari su ottima incursione, che va a soffiare sfera all'avversario, la gira a Cacciaguerra. Cacciaguerra la conclusione, la parata questa volta del portiere, poi finisce a terra Baldesi sul contatto con Ambrosio, blu ad Ambrosio. Parte in questo momento Baldesi, finta contro finta, niente da fare, è implacabile anche in questa occasione. Tre tiri diretti affidati alle due squadre, due per il Prato, uno per il rosso-blu, tre tiri trasformati. Si allarga, la mette al centro dove però è un passo indietro Cacciaguerra. Adesso bisogna arrivare addosso al portiere, là Mattia Bicicchi! Il tentativo di Cacciaguerra per riguadagnare 45 secondi, la para il portiere, la lascia là. Fischio dell'arbitro, Barbani in possesso di sfera, in profondità c'è però il buon anticipo di Cacciaguerra per Bicicchi, ancora per Maggi, per Cacciaguerra! Eccolo là Piercarro, ancora l'azione manovrata molto bene dei ragazzi di Molina e Cacciaguerra. Dunque corre la sfera per il rosso-blu con il tentativo al centro e poi c'è il blu per il fallo a Ballestero. Baldesi che fa la conclusione, è un killer dai 7.40 per Giovannelli, che va a riprendere sfera all'ex compagno Barbani in area Cacciaguerra e c'è il rigore. Al momento del tiro gli viene spostata la stecca per il numero di azioni. Il tiro, niente da fare, parato e parato anche molto bene dal portiere, che nonostante la finta non ha abboccato. Si distende il Prato a 12 secondi, Capuano dietro porta attaccato da Cacciaguerra, 4 secondi, il tiro, niente da fare, finisce con la sfera che tocca la traversa. Sfortunatissimo Bicicchi in questa occasione, si chiude 4-4 il risultato finale.